titolare della sovranità, come dice la Costituzione l'articolo 1, è sicuramente il popolo italiano. Quindi, ricapitolando, l'analisi della situazione ci dice che oggi siamo in un sistema in cui la moneta è a debito, cioè viene creata con il debito e con gli interessi. Lo Stato non crea la moneta, perché crea solo le monete metalliche, e quindi quando ne ha bisogno è costretto a prendere in prestito questa moneta dai mercati finanziari. Poi lo Stato non decide neanche la quantità, perché essendo la stragrande maggioranza della moneta che usiamo generata dal sistema bancario privato, oggettivamente è il sistema bancario che decide quanto denaro creare e quanto immetterne nell'economia. Ma la cosa peggiore è che decide anche la destinazione. Quindi se il denaro creato, invece che essere utilizzato nell'economia reale, viene dirottato, come avviene adesso nell'economia finanziaria, noi abbiamo che crescono le borse, crescono i mercati finanziari, ma l'economia reale in realtà non cresce per niente, va in recessione. Quindi questa situazione, che è la causa principale di tutti quanti i nostri problemi, deve cambiare. Cioè noi dobbiamo andare nella direzione di una moneta che, come dice la Lagarde, deve essere realmente di proprietà dei cittadini e libera dal debito. Cioè non può essere solo una dichiarazione formale. Se la moneta appartiene alle persone, bisogna che le persone ne traggano i maggiori vantaggi. Non è possibile che è di proprietà dei cittadini, ma in realtà chi ne trae il vantaggio sono solo istituzioni private che la gestiscono, la controllano a loro piacimento. Quindi la moneta deve essere creata dallo Stato, e quindi lui deve essere colui che crea il denaro e che quindi lo immette nell'economia. Poi lo Stato deve decidere anche la quantità, perché la quantità è fondamentale nell'economia. Tutte le fasi di espansione, di recessione che abbiamo, dipendono proprio dalla quantità di denaro che, essendo fuori controllo, perché chi decide sono le banche private, che quindi in alcuni momenti ne creano in quantità eccessive e fanno generare le bolle finanziarie o le bolle immobiliari. Poi in altri momenti restringono il credito, chiedono il rientro del credito, e questo genera la possibilità che le aziende vadano in fallimento e che non riescano a tirare avanti, perché non è possibile nell'economia reale che in un momento ti danno i soldi e in un altro momento te li tolgono. Ma soprattutto deve decidere la destinazione, cioè la moneta, per svolgere la sua funzione, deve lo Stato avere il controllo di dove va a finire. Perché noi dobbiamo decidere se la moneta deve finire in un'azienda che inquina, in un'azienda che produce armamenti, o in un'azienda che produce invece benessere, che produce invece, diciamo, economia ecosostenibile o ambientalmente sostenibile. Quindi è fondamentale in questo momento che lo Stato riprenda il controllo dell'economia in modo tale da poter creare un sistema economico che sia più vicino a tutti quanti noi. Noi diciamo sempre che questa cosa, che sembra un'assurdità, sembra una cosa difficilissima da ottenere, in realtà si può cambiare il mondo in questa maniera, perché diceva Margaret Mead: non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini consapevoli e risoluti possa cambiare il mondo, perché in realtà sono stati sempre e solo loro a cambiarlo. Noi abbiamo creato questa associazione che fa parte di un movimento internazionale per la riforma monetaria, che è presente in 28 paesi nel mondo, quindi non siamo da soli, e che ha proprio come obiettivo quello che la moneta deve ritornare di proprietà dei cittadini e essere libera da qualsiasi debito. Abbiamo fatto convegni alla Camera, al Senato. L'ultimo convegno che abbiamo fatto al Senato, c'erano presenti anche diversi senatori del Movimento 5 Stelle e deputati. In particolare uno di questi nell'attuale governo è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che è Mario Turco, per le politiche economiche e gli investimenti. Quindi, siccome questi temi li conosce, speriamo che in qualche modo si riesca ad avere un risvolto positivo e queste cose si riescano davvero a fare. Per adesso devo dire che la situazione non è tranquilla, nel senso che la manovra attuale che viene fatta è stata fatta come nei governi precedenti. Il deficit viene tenuto basso, si cerca di rientrare, diciamo, dal buco che c'è nel bilancio attraverso l'aumento delle tasse, attraverso la riduzione delle spese. Non c'è pezza. Seguitano a ragionare come se il denaro non si possa creare, come se il denaro si deve solamente cercare di trovare dove sta. In realtà il denaro si crea ancora oggi. Mario Draghi ha deciso di fare il quantitative easing per 20 miliardi al mese,
20 miliardi al mese sono una cifra enorme, corrispondono in termini di costruzione di appartamenti da 100 metri quadrati a 250.000 appartamenti in un solo mese. Ho fatto i calcoli che per ricostruire le zone terremotate basterebbe un quantity easing di un solo giorno. Basterebbe per ricostruire tutte le zone terremotate. Allora, siccome siamo partiti dalla fine, cioè dalle soluzioni, adesso proviamo a vedere come... Intanto, avete domande per caso? Io una domanda sarebbe... Non vorrei essere troppo... No, fermiamoci un attimo. Perché non ho ben chiaro alcune cose e mi approfitto per chiedere spiegazioni. Finalmente abbiamo capito, ho saputo forse, più che capito, che diciamo... il signoraggio delle banconote torna in qualche maniera allo Stato. Però in questo passaggio ci sono sempre delle operazioni finanziarie e c'è sempre qualcuno che presta e qualcuno che si indebita. Dunque la banca centrale presta le banconote alle banche nazionali, le banche private, le banche centrali, e le banche centrali le prestano allo Stato. No, le prestano a noi. Le banconote non possono essere prestate agli stati perché c'è un articolo specifico che vieta i prestiti allo Stato. Diciamo che lo Stato però si presenta nel mercato come un qualsiasi privato. Lo Stato prende i soldi in prestito dai mercati finanziari, quindi non direttamente dalle banche. Come fa in questa maniera questo signoraggio, non il signoraggio sugli interessi, che è un'altra cosa e che francamente non capisco come possa essere talmente disgiunto dal signoraggio sulla creazione della moneta. Questo ho pensato, forse perché alla scadenza di un qualsiasi titolo, e forse la banconota non ce l'ha questi titoli, le banche centrali realizzano un utile che viene poi girato, tassato dai singoli stati, tant'è vero che le tassazioni sono molto alte e quindi in questa maniera diciamo il signoraggio rimane allo Stato, ma qui siamo in una situazione invece che queste banconote lo Stato non le produce, quindi come si possa arrivare non ho capito l'affermazione che questo signoraggio torna allo Stato, secondo me non quadra nel cervello mio, magari mi sbaglio. Allora, intanto bisogna definire il signoraggio, perché non tutti hanno chiaro che cos'è il signoraggio. Sapete che cos'è il signoraggio? Sì. Perché poi se ne parla tanto, solo che siccome se ne parla poco, tutte le volte che si nomina il signoraggio poi c'è l'oscurantismo all'interno della televisione. Se vi ricordate Freccero, quando aveva cominciato la trasmissione Povera Italia, la prima trasmissione aveva cominciato con un servizio sul signoraggio. Non vi dico quello che è successo, perché il signoraggio non si può nominare, eppure se andate a guardare i bilanci della Banca d'Italia, comunque nel sito della Banca d'Italia, della Banca Centrale Europea, di signoraggio se ne parla. Cioè, il signoraggio è questo: se io prendo un pezzo di carta, ci scrivo sopra 100 euro e sono lo Stato, ho creato 100 euro, nel momento in cui li spendo io ottengo in cambio 100 euro di beni e servizi, quindi io ho guadagnato 100 euro. È chiaro il concetto? Quindi quando una moneta viene creata e spesa nell'economia, questa genera un signoraggio che è pari al valore nominale di quella moneta meno il costo che ho avuto per creare quella moneta. Se però è una moneta di carta, tutto sommato è qualche centesimo. Quindi diciamo che il signoraggio corrisponde al totale del valore nominale, ma solo se io la spendo, la moneta. Per quanto riguarda la banca centrale però, non percepisce questo tipo di signoraggio, perché la banca centrale, come dicevi giustamente, non spende le banconote che crea, ma le presta al sistema bancario privato. Quindi che cosa ottiene in cambio di questo prestito? Ottiene titoli che vengono messi all'attivo del bilancio della banca centrale. Quindi la moneta, le banconote vengono create al passivo, all'attivo vengono messi i titoli forniti dalle banche private. Siccome questi titoli hanno un rendimento annuo, questo rendimento costituisce un insignoraggio per la Banca Centrale Europea. Quando poi le banconote vengono restituite, i titoli scadono o vengono restituiti e quindi il signoraggio cade. Siccome questo signoraggio viene percepito dalla Banca Centrale Europea, ma lo fa per il nome e per conto degli stati, questo signoraggio viene poi suddiviso alle varie banche centrali nazionali, le quali a fine anno poi girano il bilancio allo Stato.
Questo è il meccanismo di funzionamento normale. Quello che sfugge da questo è che siccome la moneta che noi usiamo non sono solo le banconote e le monete metalliche, noi al 93% usiamo moneta elettronica bancaria. E quella moneta sfugge completamente da questo discorso. Perché lì intanto il signor non viene chiamato signoraggio, ma viene chiamato interesse, come se fosse una cosa diversa, ma in realtà è signoraggio anche quello. E siccome si nasconde questa cosa dicendo che le banche non creano moneta, quando oramai questa cosa è stata scoperta in maniera lapalissiana, ci sono addirittura studi della Banca d'Inghilterra, della Federal Reserve, nella quale è stato chiarito in maniera inequivocabile che più del 90% di tutto il denaro che c'è nel mondo viene creato dalle banche private, non viene creato dalle banche centrali, non viene creato dagli stati. E questo è il nocciolo fondamentale su cui si basa tutta questa truffa, sul fatto che in realtà ci dicono, se voi andate a leggere un testo di macroeconomia, le banche sono delle intermediarie finanziarie, cioè prendono i soldi dai depositi e li prestano a qualcun altro. Ma voi avete mai visto i vostri soldi che escono dal vostro conto corrente per essere prestati a qualcun altro? No. La banca presta senza necessità di avere depositi. La banca deve soddisfare due requisiti fondamentali. Uno, la riserva obbligatoria, cioè deve avere per ogni 100 euro che presta, deve avere una riserva obbligatoria in contanti. Ma sapete quant'è la riserva obbligatoria? L'1%. Quindi su 100 euro che creano, basta che abbiano un euro di contanti. Poi devono avere anche un requisito patrimoniale, si dice, cioè l'8% del rischio di credito. Ma facendo i debiti conti corrisponde circa un 3% di tutta la moneta che viene creata. Quindi sostanzialmente, quando voi chiedete 100.000 euro in prestito, la banca quei 100.000 euro li crea digitando 100.000 euro sul vostro conto corrente. Poi devi dimostrare di avere quell'1%, cioè 1.000 euro di contanti e quei 3.500 euro di patrimonio, ma sostanzialmente 100.000 euro li ha creati da noi. Qual è il problema? Che siccome li crea, ce li presta e noi poi li dobbiamo restituire, quando è che la banca va in difficoltà? Quando noi non gli restituiamo i soldi. Se noi siamo in difficoltà e non riusciamo a restituire questi soldi, la banca, siccome ha creato dal nulla questi soldi, non li ha creati perché ce li aveva, praticamente questi soldi li deve in qualche modo compensare e quindi li deve restituire attraverso manovre di patrimonio, eccetera. Comunque non entriamo in questo merito, ma più del 90% di tutta la moneta viene generata dal sistema bancario. Noi siamo in questo sistema, anzi, facciamo una cosa, magari andiamo avanti sulla discussione perché poi lo spiego nel dettaglio il perché succede tutto questo, perché non è una cosa che sta succedendo in questi ultimi anni, questa è una cosa che sta andando avanti da 4.000 anni. Sono 4.000 anni che noi usiamo una moneta che viene generata con il debito invece che essere generata in maniera positiva, come diciamo noi. E perché questa cosa sono riusciti a nasconderla per tanti anni? Perché, come diceva Platone, noi in realtà viviamo come incatenati in fondo a una caverna. E Platone diceva che noi siamo incatenati in questa caverna e abbiamo un sistema che ci impedisce di ruotare la testa, cioè dobbiamo per forza guardare il fondo di questa caverna. Sul fondo di questa caverna vediamo proiettate delle ombre, quindi voi immaginate che noi siamo incatenati, vediamo queste ombre per tutta la vita e pensiamo che quella sia la realtà vera, perché non possiamo muoverci da lì. Quindi quello che vediamo proiettato sulla parete è la realtà. Nella realtà quelle ombre sono manovrate da delle persone dietro le nostre spalle, che Platone identificava come al di là di un muro, che con delle formine metalliche e un fuoco dietro queste formine generavano queste ombre proiettate sulla parete. Quindi non era la realtà, ma una rappresentazione della realtà generata da persone dietro le nostre spalle. Pensate l'acutezza di questa analisi di Platone, parliamo di 2000 anni fa, eh? Noi siamo nella stessa identica situazione. Perché? Perché in realtà cos'è cambiato? Il meccanismo di proiezione sulla parete è cambiato. Noi adesso non guardiamo le forme, diciamo le ombre sulla parete, noi guardiamo degli schermi televisivi. Ma chi manovra questi schermi televisivi? Ci sono persone alle nostre spalle che noi non conosciamo, che decidono quali informazioni passare, quali non passare,
quali informazioni false farci credere come vere, come manipolare la realtà in modo tale che noi seguiamo a credere che quella che vediamo rappresentata in quella TV è la realtà vera. Che cos'è che ci racconta questa realtà? Che lo Stato non ha i soldi. Pensate quante volte al giorno ci ripetono che lo Stato non ha i soldi. Ma se lo Stato è l'unico che li può creare, come cavolo fa a non avere i soldi? Poi ci dicono che abbiamo il debito pubblico. Ma come fa lo Stato a avere il debito pubblico se è lui che crea il denaro? Pensate all'assurdità. Ci hanno convinto che il debito pubblico dello Stato è una cosa vera. Ma come fa lo Stato a avere il debito pubblico se è lui che dichiara una moneta valore a corso legale? Poi ci raccontano tutti i giorni che il problema è il deficit e il PIL, che non è mai un problema. Poi ci raccontano tutti i giorni dei mercati finanziari, che crescono dello 0,1, che calano dello 0,2. Ma che cavolo ce ne frega a noi di come vanno i mercati finanziari? Perché tutti i giorni ci ripetono come vanno i mercati finanziari? Perché ci devono convincere che l'economia va bene o va male a seconda di come vanno i mercati finanziari. Ma a noi, nell'economia reale, dei mercati finanziari ce ne può fregare di meno. Poi ci raccontano che sale lo spread, cala lo spread. Guardate, quando lo spread cala, zitti, muti, nessuno fiata. Appena cresce, è cresciuto lo spread. Ci devono tenere terrorizzati, incatenati in fondo a quella caverna. Cosa diceva Platone però? Diceva, se per caso uno di noi si liberasse dalle catene, provasse ad uscire da quella caverna e si accorgesse che la realtà non è quella proiettata in quello schermo, ma è un'altra, come noi abbiamo fatto da diversi anni, e avesse voglia di tornare dai suoi compagni, come sto facendo io con voi stasera, a provare a raccontare qual è la verità, probabilmente verrebbe ucciso, diceva Platone, perché la verità purtroppo fa male se uno è incatenato in fondo alla caverna e è vissuto con quell'idea per tutta la vita. Quindi, la convinzione che il denaro non può essere creato, ma deve per forza essere trovato da qualche parte, è quello che ci raccontano tutti i santi giorni. E siamo ormai convinti, tant'è che nei miei incontri, quando provo, stasera devo dire vi siete contenuti un po', non so perché, però generalmente quando racconto che i soldi si creano, salta sempre fuori qualcuno incazzato nero che dice ma no, perché dite queste stupidaggini? Perché sembra quasi una cosa difficile da capire. Questo l'abbiamo imparato ormai. Eh? Sì, sì, no. Perché la domanda che dovremmo farci, ma è proprio vero che lo Stato non ha i soldi? Lo Stato, che è colui che dà valore al denaro, che è colui che dichiara che un qualsiasi cosa, dichiara che l'accetta per il pagamento delle tasse, come fa lo Stato a non avere i soldi? In realtà tutto questo avviene perché non esiste la realtà, ma ciò che noi pensiamo che sia la realtà, in realtà è solo la nostra percezione della realtà. Ecco perché hanno buon gioco nel fondo della caverna di Platone, quando noi guardiamo questi schermi televisivi, quella rappresentazione della realtà che ci viene fornita diventa per noi la realtà vera, perché in fondo se lo dice il telegiornale com'è possibile che sia falso? Se lo spread è un problema, com'è possibile che lo dicono al telegiornale e non è vero? Non è possibile. Il problema è che noi in realtà abbiamo una testa che non vede la realtà vera, ma percepisce una realtà attraverso la traduzione di una serie di onde elettromagnetiche. Pensate che la realtà è fatta di onde elettromagnetiche, non è fatta da sedie, tavoli, eccetera. La realtà è fatta di atomi che vagano nello spazio e da onde elettromagnetiche. Quello che noi vediamo e che pensiamo che sia la realtà, in realtà è la rappresentazione che il nostro cervello fa della realtà. Quindi, se per caso viviamo immersi in una società che ci fornisce giudizi, pregiudizi, convinzioni radicate, abitudini, preconcetti, ci fornisce sentimenti negativi, tutto questo coacervo di cose dentro la nostra testa modifica la nostra percezione della realtà. Pensate solo al denaro. Noi pensiamo che come influenza il denaro la percezione che abbiamo di noi stessi? Pensateci un attimo, noi valiamo se abbiamo il denaro. Se non abbiamo denaro, ci sentiamo falliti.
Quindi il denaro è entrato come metro di valutazione del nostro valore, mentre invece noi valiamo indipendentemente dal denaro, perché valiamo come esseri umani unici e irripetibili. Pensate a quale percezione ha cambiato l'idea che l'economia debba essere competitiva. Noi percepiamo gli altri non come una risorsa, ma come un nemico con cui competere. Non siamo più abituati a collaborare, perché siamo vissuti e viviamo in una società nel quale l'economia è per forza di cose competitiva e non sappiamo neanche perché. L'uomo, che è un essere sociale per natura, finisce per diventare un essere competitivo alle estreme conseguenze, perché sa che la sua vita dipende dal fatto che riesce a sopraffare qualcun altro. Perché viviamo in un sistema di scarsità monetaria artificiale, nel quale, essendoci poca moneta, dovendo per forza sopravvivere, siamo costretti per forza di cose a lottare tra di noi. Ma pensate ancora la cosa più peggiore che ci sia: il debito pubblico modifica la nostra percezione della società. Noi siamo l'unico essere vivente, pensateci un attimo, che appena nasce, appena esce dall'utero materno, è già gravato da un debito pubblico, da un peccato originale. Cioè, tutti gli altri esseri viventi nascono e possono usufruire di tutto quello che c'è nel mondo, noi siamo gli unici che nasciamo dovendo rincorrere un peccato originale e un debito. 30.000 euro appena nati. Non abbiamo neanche fatto A e siamo già indebitati. Ma pensate questo, quanto è assurda questa percezione che ci danno sul fatto che il debito pubblico deve essere restituito. Io vi faccio vedere solo questa piccola immagine. Questo è il mappamondo. Con i colori rossi, i paesi più indebitati, con i colori grigio-verdi, quelli meno indebitati. Quali sono i più indebitati? Quelli più ricchi. Quelli più poveri sono quelli meno indebitati. Perché? C'è qualcuno che sa darmi la risposta? Perché i paesi più ricchi sono i più indebitati? Perché è stato sviluppo dei paesi più ricchi. Perché se la moneta viene creata con il debito, per forza di cose, dove c'è più moneta c'è più debito. Cioè l'unica maniera per non avere questa dipendenza è che la moneta sia generata senza debito. Ma se io la genero con il debito, per forza di cose, più la società progredisce, più l'economia si sviluppa e più aumenta il debito. Tant'è che i paesi più indebitati sono gli Stati Uniti, il Giappone, la Francia, la Germania. Perché non vi ingannate, dicono che noi abbiamo il debito pubblico più grande. Ma io sto parlando del debito totale, quello che è somma il debito pubblico e il debito privato. Non siamo il paese più indebitato. Ci sono paesi che hanno un rapporto debito totale PIL del 400%, cioè 4 volte tutto il PIL che hanno. Quindi debito e moneta sono strettamente legati. Oggi, nella situazione attuale, se aumento la moneta, aumento il debito. Non c'è pezzo. Ma vediamo che cos'è la moneta e che cos'è l'economia, perché ci siamo persi di vista dei passaggi. Devo ritornare a 2000 anni fa. Aristotele, allievo di Platone, tanto per dire che forse ci siamo persi dei grandi uomini, cioè 2000 anni fa c'erano persone che ragionavano con una testa ben diversa, diceva che come mezzo di scambio per soddisfare il bisogno è nata per convenzione la moneta. Cioè lui, che viveva in un'epoca dove la moneta era fatta d'oro, aveva capito che la moneta nasce per convenzione e seguitava. Per questo essa ha il nome di nomisma, perché in greco si chiamava nomisma, non moneta, perché non esiste per natura ma per nomos, legge. Ma se una moneta esiste per legge e l'unico che le leggi le fa è lo Stato, com'è possibile che lo Stato non abbia sufficiente moneta per tirare avanti? Diceva Aristotele, dipende da noi cambiarne il valore o renderla senza valore. Quindi è lo Stato che decide quanta moneta fare, quale valore attribuirgli e come utilizzarla all'interno dell'economia. Il denaro, nomisma in greco, si crea per legge, nomos. Quale altro nome
anomos come diciamo parte fondamentale. Economia che è fatta da oikos e nomos. Nomos è sempre legge. Oikos corrisponde in genere ai beni della famiglia, alle risorse che abbiamo, eccetera, perché l'economia da secoli è l'organizzazione dell'utilizzo delle risorse scarse, non certo quelle illimitate, perché se una risorsa è illimitata io non devo gestirla, è disponibile per tutti, non c'è problema, ma quando le risorse sono limitate, l'organizzazione di queste risorse deve essere fatta al fine di soddisfare i nostri bisogni individuali e collettivi. Ma vi sembra che oggi questo è il fine dell'economia? Quando parlano i nostri esperti economici di economia, parlano mai dei bisogni collettivi? Cioè, dei bisogni, intendo, di tutti quanti noi? No! Perché l'economia è sempre stata limitata da due fattori fondamentali. Uno è la scarsità di beni e servizi e un'altra è la scarsità monetaria. Queste due scarsità nei secoli sono sempre state un problema, perché fino al 1800, per intenderci, prima della rivoluzione industriale, noi avevamo come comunità a livello mondiale, non avevamo grandi capacità produttive, potevamo produrre solo per poche persone, non per tutti quanti. In realtà, per quanto riguarda la produzione di beni e servizi, noi abbiamo fatto dei passi enormi. Pensate che oggi con la rivoluzione industriale, tecnologica e informatica, noi siamo in grado di produrre con le macchine beni e servizi per tutti in abbondanza. Non c'è più il problema della scarsità di beni. Tra l'altro abbiamo risolto anche il problema della distribuzione di beni e servizi, perché oggi si può distribuire addirittura con i droni a livello mondiale, quindi non abbiamo nessun problema. Perché allora non siamo in grado di soddisfare i bisogni di tutti e non c'è mai stata tanta povertà e tanta miseria come c'è attualmente nel mondo? Perché in realtà quello che è sempre stato nei secoli e che rimane ancora tutt'oggi è la scarsità monetaria. Pensate, l'unica cosa che potremmo creare per nomos, cioè per legge, significa che basta una legge e io ne creo una quantità maggiore. In realtà, perché la scarsità monetaria nei secoli è sempre stata tale? Perché nei secoli la moneta era sempre stata legata all'oro. E fino a che è stata legata all'oro, ovviamente la moneta era scarsa rispetto all'oro, perché l'oro non è disponibile in quantità illimitate. Quindi la scarsità monetaria fino a qualche decennio fa era sempre stato un problema, cioè le economie degli stati, perché gli stati andavano a conquistare le colonie e altre nazioni? Perché dovevano appropriarsi delle risorse. Quando c'è stata la scoperta dell'America, con tutto l'oro e l'argento che è affluito da queste nuove terre, si è avuto un incremento economico gigantesco, perché chiaramente aumentando la quantità di moneta aumenta anche la quantità di scambi e servizi. Oggi però, dal 1971, quando è finito definitivamente il legame tra la moneta e l'oro, oggi non abbiamo più problemi di scarsità. Ma noi seguitiamo ad essere convinti che la moneta è scarsa comunque, perché la mantengono artificiosamente scarsa, perché chi la gestisce, tenendola scarsa, permette a poche persone di arricchirsi a scapito di tutti gli altri. Questo è il nocciolo del problema. I contadini dicevano: non far sapere al contadino quando è buono il formaggio con le pere, non far sapere al popolo quanto è importante creare il denaro ed utilizzarlo nell'economia, perché chi lo fa, lo sa e lo fa a suo vantaggio. Diceva Keynes nel 1930: tra 100 anni l'economia smetterà di essere un problema per l'umanità, perché grazie al progresso tecnologico la settimana lavorativa sarebbe stata composta solo di 15 ore. 1930, questa scadenza di 100 anni sarebbe fra 10 anni, quindi siamo ancora in tempo per cambiare le cose, ma oggi sembra una follia questo che diceva Keynes. Nella realtà, tecnologicamente ha ragione lui, perché noi saremmo in grado di lavorare tutti meno e di avere comunque tutti la soddisfazione di maggior parte dei nostri bisogni essenziali. Il problema è che la scarsità monetaria non permette la realizzazione di questo.
perché il denaro viene tenuto sulle mani di poche persone, le quali seguitano ad arricchirsi a scapito di tutti quanti gli altri. Perché non è accaduto questo? Perché il denaro dovrebbe essere uno strumento di scambio per soddisfare i bisogni di tutti, mentre invece è diventato uno strumento di potere per arricchire poche persone a scapito di tutti gli altri. Qual è l'economia che si è sviluppata? E qual è l'economia che avrebbe dovuto essere? Secondo la definizione, diciamo, classica dell'economia, l'economia positiva avrebbe dovuto avere al centro dei suoi interessi le persone. Al centro dei suoi, della sua attività, il lavoro di queste persone e soprattutto la produzione di beni e servizi. Questo dovrebbe essere il fine, perché producendo beni e servizi io posso soddisfare i bisogni di tutti. Come si è sviluppata invece l'economia attuale? Perché siamo d'accordo che questo non è quello che sta avvenendo adesso? L'economia attuale ha al centro non le persone ma il denaro. Il capitale è diventata l'attività più importante e non il lavoro, e soprattutto tutto ciò tende a far aumentare i mercati finanziari. Cioè non vengono prodotti beni e servizi ma titoli e derivati. Perché questo è l'obiettivo attuale dell'economia. Pensate all'assurdità, noi siamo una delle nazioni più ricche del mondo in termini di patrimonio artistico, ambientale, di tutti i generi. Però storia, cultura, arte, ma ci hanno convinti che siamo schiavi del debito e dello spread. Cioè dell'unica cosa, i soldi, che si possono creare con un clic e un computer. Non serve il genio di Leonardo da Vinci, non serve il genio di Raffaello. Basta un ragioniere contabile. Tra l'altro, non so se l'ironia della sorte, voi sapete come funziona la contabilità bancaria basata sulla partita doppia. Sapete chi ha inventato la partita doppia? Un frate italiano, quindi Pagioni? Pagioni. E quindi, insomma, ironia della sorte. Noi in Italia abbiamo un patrimonio storico che ci invidiano tutto il mondo. Abbiamo delle risorse ambientali che non ci sono in nessun'altra parte del mondo, abbiamo opere d'arte che riempiamo i musei di tutto il mondo, abbiamo il risparmio privato più alto del mondo, cioè noi siamo i cittadini, cioè diciamo la popolazione più risparmiosa nel mondo, eppure ci dicono che sono finiti i soldi. Noi abbiamo in Italia tecnici qualificati, risorse umane, materiali, mezzi, attrezzi che potremmo fare qualunque cosa. Cioè non abbiamo limiti, eppure non possiamo fare tutto ciò perché non abbiamo i soldi. Eppure, per tornare a chi diciamo di soldi se ne intende, a Mario Draghi qualche anno fa è stata fatta la domanda delle domande. Un giornalista ha avuto l'ardire di chiedere, mi chiedo, la BCE può mai finire i soldi? Sapete cosa ha risposto Mario Draghi? Ha detto no, tecnicamente no, non possono finire i soldi. Però effettivamente, grazie che si possono finire, si possono creare. Quindi abbiamo ampie risorse per far fronte a tutte le nostre emergenze. Ma per Mario Draghi, quali sono le emergenze? Banche, mercati finanziari. Quando succede un terremoto, Mario Draghi non crea soldi. Quando le aziende falliscono, l'economia va a recessione. I soldi non vengono creati. I soldi vengono creati, come adesso, per comprare titoli sui mercati finanziari, per finanziare il sistema bancario.